E direi di procedere e andare avanti con sempre il gruppo bianco in abito da sera. Yeah.
Ciao Beatrice. In quest'anno da Miss Ciclismo hai conosciuto un mondo tutto nuovo, quello delle gare ciclistiche. Infatti sei stata al Giro d'Italia e recentemente al Giro di Padania. Come sono state queste esperienze? Buonasera a tutti e benvenuti a questa prefinale di Miss Ciclismo. Questo concorso mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi di più al mondo del ciclismo e di partecipare al Giro d'Italia, che è stata un'avventura stupenda, meravigliosa, che rifarei domani. Perché ogni giorno sei a contatto con 1000 persone e con i ciclisti che trasmettono tutta la loro emozione e tutta la loro passione che mettono in questo sport. E in più a settembre ho partecipato al Giro di Padania una settimana. E queste hai conosciuto gente nuova, magari qualche ciclista famoso che magari ti ha colpito di più? Beh, ho avuto la possibilità di premiare in Mambasso il Giro di Padania, ho conosciuto Visconti, Viviani, tutti i grandissimi ciclisti, adesso non li so nominare tutti, ma sono tutte veramente dal primo all'ultimo dei grandi atleti degli ultimi corridori. Grazie. Un'altra cosa, la tua proclamazione è stata un po', diciamo, rocambolesca, infatti non figuravi nelle finaliste. Sì, infatti è stata una vittoria tutta inaspettata, perché purtroppo il concorso online non sono passata subito, quindi ormai mi ero abbastanza rassegnata. Però il giorno prima della finale Matteo Romano mi ha contattato dicendomi che due ragazze si erano ritirate perché erano ammalate e io ero stata ripescata. Quindi tutta entusiasta, mi sono preparata, sono partita per Milano e sono venuta qui e grazie a tutti ho vinto. Quindi le ragazze che comunque questa sera non passeranno, magari come lei possono essere ripescate. Speriamo che nessuno stia male, però comunque ringraziamo Beatrice Giordano, grazie mille. Grazie. E dopo aver sentito il saluto della Regione Piemonte, volevo leggervi il saluto della provincia di Vercelli inviato dal vicepresidente Massimo Passo. Con la presente esprimo a nome dell'amministrazione provinciale grande apprezzamento per l'iniziativa alla cui eco travalica i confini provinciali. Ritengo vincente affiancare ad un concorso per Miss una pratica sportiva quale in questo caso il ciclismo. Rivolgo un cordiale saluto a tutte le concorrenti, ospite gradite della manifestazione della città di Borgo Sesia. Spero che ricorderanno con piacere questa tappa sulle nostre montagne. Agli organizzatori rivolgo un plauso per l'impegno profuso, unito all'auspicio di poter collaborare ancora ad iniziative future. Un saluto a tutti e buona gara. Un applauso. Grazie. E ora direi di procedere a vedere il gruppo in tutto il suo splendore, il gruppo bianco in costume. Thank you.
questa sera. Iniziamo dal numero 1, Laura Calcagno. Il tuo sogno è di avere una bella famiglia, per questo saresti pronta a sacrificare una tua eventuale carriera lavorativa? Assolutamente sì. Precisa, diretta, così? Non hai nient'altro da dire? Cosa? Non hai nient'altro da dire? No. Perfetto. Passiamo subito spediti alla numero 2, Carina Boicium. Carina, dici che la tua sensibilità la consideri sia un pregio che un difetto. In che senso? In senso che... Ma non so... Il numero non può. Allora, la sensibilità è sicuramente un pregio perché... Ma... Non sarebbe una persona. E lo consideri anche un difetto perché magari può essere che può portare qualcos'altro? Sì. In quel senso lì, ok, perfetto. La numero 3, Alessia Schiavo, tu vorresti fare la criminologa perché ti piace qualche telefilm o ti sei innamorata di qualcosa? Beh no, non guardo telefilm della serie NCIS, RIS, cose di questo genere. Ma mi intriga proprio il mondo dei delitti, degli omicidi, eccetera. Ah, però, un bel applauso al gruppo bianco, lo facciamo uscire. Grazie ragazze. Eccole qua, sono pronte, sono andata a cercarmi che fossero pronte. Sono già state a posto? Avete? Perfetto. È il momento di ammirare il secondo gruppo, vi dicevo, in costume, il gruppo rosso. Cosa vorresti fare? Disegnare abiti o...
amici, credi molto nel valore dell'amicizia. Sì, moltissimo, penso che senza non riuscirei a stare. Grazie, grazie alle vostre ragazze, questo è il gruppo rosso, un bel applauso.